quando Maradona disse di no alla Juve e al Nord, quando l'amore non ha prezzo, a nulla possono i soldi. Quando il 5 luglio 1984 Diego Armando Maradona, il Pibe d'Oro, arrivò a Napoli accolto da 80.000 napoletani, fu subito amore a prima vista. Maradona, uomo simbolo di tutti i sud del mondo, riuscì a vincere con il Napoli contro gli squadroni del nord e a conquistare due scudetti, la Coppa UEFA, la Coppa Italia e la Supercoppa. La Juventus provò a strappare il campione argentino al Napoli con l'avvocato Agnelli, che propose fino a 100 miliardi a Ferlaino e un contratto in bianco a Diego. Lo stesso Maradona raccontò la vicenda. Quando ero al Napoli, Agnelli mi corteggiava come potrebbe fare un innamorato con una donna. Mi chiamava continuamente promettendo cifre pazzesche. Mi disse che aveva offerto 100 miliardi a Ferlaino e di mettere io la cifra sul mio assegno. Gli risposi che non avrei mai potuto fare questo affronto ai napoletani perché io mi sentivo uno di loro, che non avrei mai potuto indossare in Italia altra maglia se non quella del Napoli. Quel rifiuto, come quello del grande Gigi Riva ai tempi del Cagliari, lo fece entrare ancora di più nei cuori dei tifosi del Napoli. Feci di tutto per far vincere il Napoli. Quando arrivai in Italia c'era la sensazione che il Sud non potesse vincere contro il Nord. A Napoli mi chiesero di battere la Juve e il Nord. I tifosi del Nord ci accoglievano con insulti e striscioni che recitavano «Benvenuti in Italia». Quello striscione mi aiutò a capire che non era solo una battaglia calcistica, quella del Napoli. Maradona non tradì mai Napoli e i napoletani non tradirono mai Diego. Entrambi, simboli del Sud, vinsero contro il Nord e non si sono mai chinati ad esso.